Carissimi amici e amiche, vi parlerò oggi del potere della suggestione. Ma che cos'è esattamente la suggestione? E cercherò di spiegarlo in questo video, uno dei miei classici e lunghi video. E per cui mettetevi comodi, carissimi amici e amiche. E per suggestione possiamo intendere un fenomeno psicologico per cui un'idea e un convincimento si impongono alla coscienza in virtù di una forza esterna a cui non si riesce a opporre una valida resistenza. In altre parole, un condizionamento psichico esercitato da altre persone, fatti e situazioni, o anche una forte impressione soggettiva che agisce con tale forza sull'individuo, fa in modo da dominare la sua volontà. E sinonimi di suggestione sono infatti le parole incanto, fascino, seduzione, condizionamento, influenza, ma anche plagio. E quindi è un argomento delicato, a mio parere, ma è molto molto interessante. E ne parlerò basandomi su questo libro del grande esoterista William Walker Atkinson, che ho fatto già vedere in occasione di altri video. E, dunque, lui afferma che ogni nostra azione è condizionata da suggestioni esterne. Persino la salute e la serenità dipendono da forze subconsce. Quindi di queste forze però ne conosciamo raramente l'esistenza, ma possiamo diventarne consapevoli. La possibilità di vivere una vita dignitosa dipende infatti dalla capacità di riconoscere le suggestioni che intervengono sulla quotidianità, quindi selezionarle e crearne di personali in linea con i nostri desideri. In questo libro Atkinson illustra proprio i diversi tipi di suggestione e i modi in cui influenzano il nostro comportamento e i metodi anche per modificarle e rivolgere il potere della mente al servizio del nostro benessere. Lui dice espressamente: la natura ha dato all'uomo la volontà di respingere e rifiutare le suggestioni dannose al suo benessere e cercare e accogliere quelle giuste per formare e rinforzare il suo carattere. Secondo Walker Atkinson, ci sono diversi tipi di suggestione. La prima, di cui ci parla nel suo libro, è la suggestione per abitudine e ripetizione. Una suggestione, cioè un atto, un pensiero, più volte ripetuta, acquista forza e potere e tende ad abbattere la resistenza dell'individuo. Molte cose che si accettano senza discutere sono state impresse proprio dalla forza della ripetizione. Quando sentiamo ripetere la stessa cosa da tutte le parti, ne restiamo colpiti e finiamo con l'accettarla. La reputazione di molte persone è stata proprio rovinata dai ripetuti, si dice. Un fatto o un'affermazione continuamente ripetuti acquistano credito pur non possedendo alcun fondamento di verità. E abbiamo poi la suggestione per imitazione. E noi viviamo, come sapete, in un'epoca, in un'era di imitazione, malgrado la nostra pretesa di individualità. E la società attuale, infatti, richiede, soprattutto ai giovani, di usare lo stesso tipo di abbigliamento, di ascoltare lo stesso tipo di musica, di avere le stesse abitudini, le stesse idee e di seguire anche gli stessi personaggi del mondo dello spettacolo. Altrimenti si viene definiti eccentrici, fuori dal coro e fuori dall'ordinario. Ciò provoca proprio l'effetto della imitazione per suggestione.
E la suggestione, quindi, per imitazione, può risultare talvolta anche dannosa, molto dannosa. E, ad esempio, nella diffusione di alcune notizie sugli organi di stampa, delle volte anche sul web, sui social network, i delitti, ad esempio, si ripetono identici nei dettagli. E molti suicidi avvengono per suggestione, dopo aver letto casi simili nei quotidiani. Questo fatto è riconosciuto anche dagli psicologi, tanto che da più parti si è provato a non dare troppa diffusione a queste notizie. E anche l'educazione è un fatto di suggestione. E un uomo è in gran parte quello che è proprio a causa delle suggestioni che lui ha accettato. Le suggestioni accettate, infatti, diventano parte della nostra natura e del nostro carattere e non possono essere estirpate se non attraverso una suggestione che sia abbastanza forte e di una natura completamente opposta da neutralizzare la prima. Il nostro carattere e la nostra personalità, sono formati e cambiano a seconda delle suggestioni che accettiamo. La nostra vita si plasma secondo i modelli che accettiamo dal mondo esteriore, quindi dobbiamo fare bene attenzione a decidere quali modelli dobbiamo accettare. E per poter innalzarci al di sopra dell'effetto prodotto dall'ambiente, per scuotere le opinioni prevalenti fra quelli che ci circondano e farne emergere di proprie, è necessario proprio possedere una forte individualità. E gli abitanti di una stessa città, se ci facciamo caso, si somigliano in molte cose a causa dell'esempio e della suggestione reciproca. Il cambiamento, infatti, da una città all'altra, ha cambiato in meglio o in peggio la vita di molti. La natura, infatti, ha dato la volontà all'uomo, una volontà che l'uomo può usare per dirigere la propria vita. E grazie a questa volontà, l'uomo è in grado di respingere e rifiutare le suggestioni dannose al suo benessere. E, usando il potere della volontà sovrana, l'uomo può allontanare da sé tutto ciò che è dannoso, attirando invece ciò che non può essere di utilità e di aiuto al proprio sviluppo. E nessuno, infatti, è obbligato ad accettare una suggestione. A nessuno è vietato respingerla. E mediante una giusta attitudine, un'attitudine mentale giusta, si possono respingere infatti le suggestioni avverse. E possiamo quindi adesso, carissimi, passare alla suggestione velata e alla suggestione terapeutica. La suggestione velata è usata, dice Hutchinson, sin dall'antichità e consiste nella suggestione ricoperta da qualche forma esteriore o credenza messa in atto per guarire le malattie. E potrei citarvi, infatti, carissimi, molti esempi di sorgenti, di grotte sacre o di sacre reliquie, di altari, di altri luoghi collegati alle diverse religioni. Ai quali sono stati attribuiti miracolose guarigioni di mali fisici. Ma questi sono avvenuti davvero, ecco. La virtù che esiste nell'associazione della guarigione con i riti religiosi si trova effettivamente nella fede riposta nella mente del paziente che opera per suggestione. I sentimenti di fede, infatti, sono i più forti fattori emotivi delle cure mentali. Molte di queste guarigioni avvenute per suggestione non si sarebbero verificate con i metodi di guarigione tradizionali. I medici conoscono però il valore di un palliativo. Il palliativo consiste in una prescrizione innocua, ad esempio di un'acqua aromatizzata, oppure di pillole senza alcun effetto medicinale. È il concetto del placebo, il cui effetto dipende da ciò che i medici chiamavano inizialmente immaginazione e che in seguito hanno associato alla suggestione.
Tutto ciò però non significa che queste guarigioni siano immaginarie o siano irreali o che si tratti proprio di guarigioni non effettive. Non è così, perché questi rimedi risvegliano le forze dinamiche latenti nella mente grazie alla suggestione, forze dinamiche che sono in grado di guarirci effettivamente. Queste forze mentali sono abbastanza potenti, infatti, da reagire, da agire e reagire sugli organi del nostro corpo e sulle funzioni organiche. Infatti, gli stati mentali hanno un effetto diretto sugli organi del corpo e sulle funzioni fisiche. Chi di noi, infatti, non conosce gli effetti dello spavento, del dolore e della gioia sul nostro corpo? La suggestione terapeutica di cui finalmente vado a parlare è basata sul principio dell'azione fra mente e corpo, o meglio, fra la mente cerebrale e la mente delle cellule e degli organi del corpo, perché ogni cellula e ogni centro del corpo fisico contiene frammenti di memoria. Ma cos'è esattamente la suggestione terapeutica? È un metodo efficace per la cura di molte, forme di disturbi mentali e fisici. Suggestione terapeutica significa il trattamento medico mediante la suggestione con la consapevolezza, del paziente di essere sottoposto ad un trattamento fisico. La suggestione terapeutica però è riconosciuta solo adesso come una scienza al pari delle altre. Il metodo è stato formulato dal dottor Liébault di Parigi in un libro pubblicato nel 1866. Da allora il numero dei medici che praticano la suggestione terapeutica è andato aumentando. Il medico invita il paziente a rilassare il proprio corpo e la propria mente, affermando davanti a lui l'idea che desidera imprimergli nel cervello. E l'operatore infatti è come un mago in procinto di trasferire un'idea dal proprio cervello a quello del paziente. Il medico ragiona con il malato, cerca di suscitare in lui l'entusiasmo morale a cui aggiunge il suggestivo potere della propria presenza ed eloquenza. Questa forza, unita al potere che permette ad un uomo di correggere le proprie abitudini mentali, costituisce la più grande scoperta pratica della psicologia moderna. La suggestione terapeutica consiste nell'uso quindi della suggestione per fissare nella mente idee e abitudini salutari. Walker Atkinson parla poi, a pagina 187 del suo bel libro, della formazione del carattere con l'autosuggestione, sviluppando 7 punti fondamentali: la perseveranza, la combattività, la parsimonia, la segretezza, la sensibilità. In questo caso dà anche consigli per reprimerla, poiché averne troppa può causarci problemi. Poi ci parla anche di amor proprio e di fermezza. Infine, nell'ultimo capitolo, ci parla di come raggiungere con l'autosuggestione la salute, la felicità e la prosperità. L'autosuggestione ha infatti una grande influenza, sia per sviluppare che per ostacolare tali qualità. Infatti, come detto prima, la nostra salute dipende dal carattere degli stati mentali, poiché la mente esercita una tremenda influenza sulle condizioni fisiche. E, avete notato, ad esempio, come la rabbia, la preoccupazione, l'ira e in generale tutti gli stati mentali di abbattimento esercitano un'azione deprimente sulle funzioni organiche? E invece come la speranza, il coraggio, la fede, l'allegria hanno un effetto positivo e fortificante? Di conseguenza, chi prende l'abitudine di adoperare un'appropriata autosuggestione interporrà una resistenza alle malattie e svilupperà le condizioni di una sana vita fisica. Ma come attuare una tale autosuggestione? Walker Atkinson propone di suggerire a voi stessi la salute. Pensate alla salute, vedetela.
agite di conseguenza e manifesterete veramente la salute. Che il vostro ideale e la vostra aspirazione siano di essere simili a colui che gode di perfetta salute. Modellate quindi ogni vostra suggestione, ogni vostro pensiero e azione in conformità a tale desiderio. La felicità dipende in gran parte da una buona salute, per cui il primo passo per conquistare la felicità è quello proprio di coltivare la salute, rifiutando l'ingresso ai pensieri negativi e deprimenti e ricercando quelli positivi e che fortificano la nostra salute. Così avremo la chiave della giusta attitudine mentale. Attinson dice infatti spesso: un uomo diventa ciò che pensa. L'uomo cresce a somiglianza di ciò su cui fissa i propri pensieri. Nella vita di tutti noi vi è un lato luminoso e un lato oscuro, ma siccome abbiamo il diritto di fermare la nostra attenzione su una cosa piuttosto che su un'altra, potremo preferire di vederne il lato oscuro, come sembra che molti siano portati a fare, ma anche possiamo vederne il lato luminoso. Non si tratta che di determinare e con la nostra volontà e la nostra attenzione quello che vogliamo. L'attenzione trova quello che cerca, buono o cattivo che sia. La felicità non proviene, come ci si immagina generalmente, dalle cose materiali, dalle cose esterne. Persone circondate da tutto ciò che la ricchezza, la posizione sociale e l'influenza possono procurare sono infatti infelici, mentre altre trovano il modo di essere felici anche in uno degli ambienti più miseri. La felicità quindi viene dall'interno e se non siamo capaci di attingerla dentro di noi, dal nostro animo, non possiamo certamente trovarla al di fuori. È qualcosa che appartiene alla natura intima dell'uomo e non esiste in nessun altro luogo. Vi è infatti un qualche cosa interiormente in tutti noi che è il signore di qualsiasi altra parte del nostro essere. E questo qualche cosa interiore può essere denominato anima, volontà, ego o in altri modi, ma non cambia il fatto che questa parte del sé è il sovrano e il dominante. La maggioranza non sa di possedere questo sé sovrano e così cede senza resistenza all'ambiente e alle influenze esterne. E nell'autosuggestione si manifesta il fenomeno di questo sé sovrano che sale sul suo trono mentale, affermando il proprio diritto e il proprio potere di governo. Allora l'uomo diventa davvero padrone di se stesso, invece di essere schiavo delle circostanze, dell'ambiente o delle influenze altrui. E nel riconoscimento e nella manifestazione di questo io sono, nel riconoscimento quindi dell'io sono in noi sta il segreto della salute, della felicità e della prosperità. Carissimi, questo lungo video è finito. Colgo l'occasione anche per farvi vedere il mio secondo libro, Pattilanzi, puoi cambiare la tua vita, dove parlo anche della suggestione e di altre indicazioni esoteriche di William Walker Atkinson. Un bacio, a presto dalla vostra Patti.